Nel video di oggi parlerò della differenza tra il digiuno intermittente e la restrizione calorica. Alcuni dicono che è la stessa cosa, pensando che l'unico motivo per cui si può perdere peso facendo il digiuno intermittente è perché allo stesso tempo si sta anche mangiando di meno. Ovviamente queste affermazioni sono piuttosto imprecise, quindi in questo video voglio andare ad analizzarne la differenza, andando a vedere che cosa succede nel nostro corpo quando si digiuna oppure quando si ha una restrizione calorica. Prima di tuffarci nel magico mondo dell'intermittent fasting, no, in realtà non è neanche poi così magico, voglio darti il benvenuto sul mio canale, è un piacere averti qui, io sono Alessia. Se non sei ancora iscritto, iscriviti e attiva la campanellina qui sotto, così non ti perderai i prossimi video. Ormai sono quasi 2 anni che pratico il digiuno intermittente e ho parlato della mia esperienza nel video che ti linko qui sopra. Se non sai esattamente che cos'è l'intermittent fasting, in quel video lo spiego, parlando dei benefici che ho riscontrato e più in generale dei pro e dei contro. Prima di continuare ci tengo a dire che non sono un medico e tutto ciò che dico deriva da studi che ho fatto in prima persona e dalle mie esperienze. Ma ora torniamo a noi, iniziamo parlando di massa muscolare. In palestra si sente spesso dire che digiunando si rischia di perdere la massa muscolare, perché il muscolo ha bisogno di nutrimento e quindi per mantenerla e aumentarla bisogna fare 6 piccoli pasti al giorno. L'hai sentito anche tu? Probabilmente sì, ma ora guardiamo i fatti. In uno studio fatto dal Journal of the International Association for the Study of Obesity, hanno preso 2 gruppi di individui che hanno sottoposto da una parte a restrizione calorica e dall'altra al digiuno intermittente per un periodo che andava dalle 3 alle 12 settimane per studiare la differenza tra questi 2 protocolli. Dopo il periodo preso in esame hanno riscontrato che la perdita di massa grassa era simile nei 2 gruppi. Fin qua tutto ok, niente di strano. In sostanza, in termini di perdita di peso, i 2 gruppi hanno avuto più o meno gli stessi risultati. E parlerò più nel dettaglio di dimagrimento successivamente in questo video, quindi assicurati di guardarlo fino alla fine. Da questo studio però è emersa un'altra cosa interessante, ovvero che il gruppo che digiunava ha conservato più massa muscolare magra. Ciò è dovuto al fatto che, in condizioni di astinenza alimentare, oltre ad una calma insulinica totale, c'è l'aumento della secrezione dell'ormone della crescita e della somatomedina. L'ormone della crescita, a differenza dell'insulina, pur aumentando l'ipertrofia muscolare, non determina un deposito adiposo, anzi favorisce la lipolisi necessaria al dimagrimento. Quindi, in poche parole, il vantaggio del digiuno intermittente è che migliora la composizione corporea in maniera bilaterale, perché da una parte conserva o può addirittura far aumentare la massa muscolare e dall'altra favorisce il dimagrimento. Al contrario, nelle diete in cui c'è una restrizione calorica, si va a perdere anche massa muscolare, perché il corpo non può usare il grasso come fonte di energia e allora va a reperirlo nel muscolo. Sfatiamo ora i miti secondo cui se non mangiamo ogni 3 ore catabolizziamo di più e se saltiamo la colazione e digiuniamo facciamo rallentare il metabolismo. Sicuramente avrai sentito, e fammelo sapere nei commenti qui sotto, qualcuno dirti che la colazione è il pasto più importante della giornata e che non bisogna mai, assolutamente mai, saltarla. Ma è davvero così? Andiamo a vedere che cosa ci dice la scienza. Partiamo dal presupposto che è vero sì che il corpo spende una certa quantità di energia per andare a digerire e ad assimilare i nutrienti di un pasto. Questo è il cosiddetto effetto termico del cibo e si aggira intorno al 10% delle calorie totali ingerite. Ammonta a circa 20-30% di calorie per le proteine, dal 10 al 15% per i carboidrati e dal 0 al 3% per i grassi. In ogni caso ciò che importa qui è il totale di calorie consumate, non quanti pasti si fa. Fare 6 pasti da 500 calorie è uguale a farne 3 da 1000 calorie. Dato un effetto termico medio del 10%, si tratta di 300 calorie in entrambi i casi. Questo discorso è supportato da numerosi studi sulla nutrizione condotti sull'uomo, che mostrano che un aumento o una diminuzione della frequenza dei pasti non ha un effetto sul totale delle calorie bruciate. Un altro falso mito per quanto riguarda il metabolismo è che non mangiare fa sì che il corpo pensi di essere in carestia, bloccando di conseguenza il metabolismo e cominciando a consumare meno grassi. Certo è che a lungo termine una perdita di peso, qualsiasi sia il metodo con cui la si raggiunga, va effettivamente a ridurre la quantità di calorie bruciate. Questo effetto è detto termogenesi adattativa, in inglese starvation mode, e può ammontare a centinaia di calorie in meno bruciate al giorno. Come ho già accennato, questo vale per qualsiasi perdita di peso, al di là del metodo usato, perché non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che il digiuno intermittente può accentuare la termogenesi adattativa. In realtà ci sono studi che dimostrano il contrario, ovvero che digiuni a breve termine, come possono essere il digiuno intermittente o il digiuno a giorni alterni, possono addirittura aumentare il tasso metabolico.
Ciò avviene grazie ad un drastico aumento dei livelli di GH e norepinefrina nel sangue, che in sostanza dicono alle cellule di andare ad usare il grasso come fonte di energia e di conseguenza stimolano il metabolismo. Ci sono studi che dimostrano che digiuni della durata massima di 48 ore possono potenziare il metabolismo del 14%. Invece, per periodi superiori alle 48 ore, l'effetto può essere inverso. Parliamo ora di dimagrimento, che è una delle ragioni principali per cui le persone vogliono iniziare a fare il digiuno intermittente. Da uno studio di 24 settimane, in cui sono state analizzate le differenze tra due gruppi di individui che seguivano rispettivamente i protocolli di digiuno a giorni alterni e restrizione calorica, è emerso che il gruppo che ha digiunato ha perso leggermente più peso. In entrambi i casi, però, la perdita di peso ottenuta era piuttosto simile. E qua potresti dirmi, ma allora se la perdita di peso è simile, perché è meglio uno rispetto che l'altro? Ciò che conta qui sono i dettagli, perché successivamente sono andati ad analizzare la qualità di quella perdita di peso. Da questo secondo studio è emerso che il gruppo digiunante ha perso il doppio di grasso viscerale rispetto all'altro gruppo. E qui apro una piccola parentesi dicendo che il grasso viscerale è quello più pericoloso, in quanto può portare allo sviluppo di malattie cardiovascolari e al diabete di tipo 2. Inoltre, come già detto prima, il gruppo che ha digiunato ha mantenuto più massa muscolare magra rispetto all'altro gruppo, e quindi diventa chiaro capire perché il digiuno sia un metodo più effettivo rispetto alla restrizione calorica per perdere peso. E per quanto riguarda la fame? In tanti credono che fare degli spuntini tra i pasti aiuti a ridurre e tenere sotto controllo la fame. Diversi studi hanno esaminato questa questione e i risultati sono svariati. Alcuni studi suggeriscono che più pasti frequenti portano ad una riduzione del senso di fame. Altri non hanno riscontrato differenze rilevanti e altri ancora hanno dimostrato un aumento dei livelli di fame nel caso di pasti più frequenti. Come sempre però tutto dipende da persona a persona perché siamo tutti diversi. Se per esempio noti che fare spuntini, sani si intende, ti aiuta a tenere più sotto controllo la fame, allora probabilmente è una buona idea per te. Però diciamo che non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che fare degli snack oppure mangiare più frequentemente aiuti a ridurre il senso di fame. Giusto per darti un piccolo background, leptina e grelina sono due ormoni fondamentali nei meccanismi molecolari che regolano l'appetito e il senso di sazietà. La leptina controlla il peso corporeo, regolando l'assunzione di cibo e il dispendio energetico. Circola nel sangue e arriva al cervello per dirti: basta cibo, adesso ti faccio sentire sazio perché le riserve energetiche sono più che sufficienti. La grelina invece è l'ormone che stimola l'appetito e manda al cervello il segnale che ci dice che abbiamo fame. Oltre che nello stomaco, questo ormone è prodotto dai neuroni in una zona precisa dell'ipotalamo e può aumentare nel caso di stress cronico. Ciò detto, un'altra cosa importante da dire è che l'equazione assenza di cibo più tempo che passa è uguale a sempre più fame non è la realtà. Infatti, in alcuni studi in cui viene analizzato l'andamento della grelina durante un periodo di digiuno di 3 giorni, si è notato che la sua secrezione diminuisce gradualmente ma in maniera costante col passare del tempo. Come si può vedere da questo grafico, la fame viene a ondate perché il nostro corpo è abituato a mangiare a determinati orari. Nell'arco di queste 72 ore prese in esame, però, si nota che i livelli di secrezione di grelina scendono e alla fine i partecipanti allo studio hanno addirittura sostenuto che non erano poi così affamati. Al contrario, se hai avuto esperienze di diete ipocaloriche, saprai bene che dopo un periodo di dieta ferrea gli attacchi di fame sono una cosa reale, ecco. E questo è anche uno dei motivi per cui dopo un periodo di dieta ferrea in cui si riesce a perdere una determinata quantità di peso, spesso questo peso viene rimesso su in poco tempo. Va specificato che se il digiuno intermittente non viene fatto in maniera corretta, si rischia di cadere nella restrizione calorica. Per esempio, se salti la colazione perché il tuo protocollo di digiuno prevede che inizi a mangiare dall'ora di pranzo in poi, però la mattina prendi un caffè con zucchero e latte, stai rompendo il digiuno. Su internet circolano un sacco di misconception per quanto riguarda che cosa rompe il digiuno e che cosa non lo rompe. Se sei in dubbio se una bevanda potrebbe andare a rompere il digiuno oppure no, se ti attieni semplicemente all'acqua stai sicuro. Se il video ti è stato utile, assicurati di mettere un pollice verso l'alto e avrei piacere di ricevere un tuo feedback sull'argomento. Restrizione calorica versus digiuno intermittente, li hai provati? Quale ha funzionato meglio per te? Fammelo sapere nei commenti qui sotto e scrivimi anche se ti farebbe piacere che facessi una specie di guida completa al digiuno intermittente, parlando del come iniziare, gli errori da evitare e cose di questo tipo.
Non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanellina qui sotto, così ci vediamo al prossimo video. Un bacio!